tra la mano e il braccio. E è tutto preciso al millimetro, tutta una proporzione di 5 a 3, qualcosa del genere, di cubiti. No? Per cui aurea? Aurea? Non lo so, il cubito poi varia da zona a zona e da dentro. Perché da 5 a 3 sembra aurea. Ma e di questa cosa non si è neanche accorta la sovrintendenza. Chi li ha fatti questi calcoli? I tecnici che hanno incaricati dalla parrocchia. Quindi sono stati più bravi anche. Ma no, tanto è vero, perché? Perché il pavimento, come vedete, non è originale, l'ha fatto la sovrintendenza. E l'ha sbagliato perché doveva essere più basso di qualche centimetro per rispettare il cubito, l'armonia, la proporzione. Perché sono due costruzioni, una sull'altra, il quadrato centrale e l'ottagono della cupola. Sono due misure geometriche, tutte una appoggiata sull'altra, ma tutte che rispettano la stessa regola, tutte fatte con la stessa regola. Un quadrato alla base, un ottagono in alto. E questa è la misura base che si ritrova poi molto più ampliata, molto più elaborata, sia a Santa Maria delle Grazie, Milano, il progetto di Milano, che è del Bramante, sia nel progetto originale di San Pietro a Roma, che era del Bramante. Poi il Bramante muore e passa a Michelangelo. Ma in origine la ristrutturazione, il restauro, anzi il rifacimento completo della Basilica di San Pietro doveva essere fatto da Bramante. Il progetto originario prevede appunto la moltiplicazione di questo modulo. Ecco perché allora chi l'ha vista dice: caspita, per cui probabilmente questo è un progetto giovanile che l'architetto, crescendo, ha elaborato e ha modificato, però è proprio, non so quante volte, ripetuto. Una cellula che viene... Questo si può avere, cioè dalle misurazioni che ci sono qui sul campo, e poi prendi i progetti, allora si vedono queste cose, che è una moltiplicazione di questo modulo originale. Per cui se si riuscisse davvero a dimostrare che questo è un progetto giovanile, allora questa chiesa aumenterebbe di sicuro il suo valore per la storia dell'arte. Però di scritto non c'è più niente, perché nei secoli si è perso tutto. Purtroppo appunto gli archivi delle famiglie nobiliari, delle varienti e istituzioni che nei secoli sono succedute venivano assorbiti dai successori a titolo oneroso o gratuito, avevano anche, ma di tutto questo, ripeto, anche una studiosa recente, una ragazza è venuta qui che voleva fare la tesi su questo edificio, studiosa di storia dell'arte, e lei ha cercato da tutte le parti, ma non c'è più niente, l'ha ricostruito le fasi, i passaggi che di proprietà dall'epoca feudale fino all'oggi, ma nel ricorrere una proprietà con l'altra, è un discorso di scatole cinesi, no? Ti passo anche tutta la documentazione relativa, così non si è trovato più niente, lo diceva lei, perché qualche intelligente funzionario a metà del secolo scorso o con unità d'Italia o cose di questo genere ha pensato bene di eliminare perché c'erano cose inutili. Certo. E quindi via, bruciamo tutto e facciamo altro.